Grazie. Nicola Pedrazzi, Osservatorio Balcani, Caucaso e Transeuropa, ci mostra anche delle cose dal web, penso. Sì. Dunque, mi pare di capire di essere l'ultimo ostacolo tra questa sala e il pranzo, per cui veramente... No, ancora ce ne stanno. Ce ne sono, ok. Non ti preoccupare. No, ma... io veramente vorrei sfidare anche la stanchezza comprensibile che, perché abbiamo ascoltato moltissime cose interessanti, ma anche stare concentrati così tanto a lungo può essere complicato. Quindi risparmio ovviamente l'adesione, la gratitudine che abbiamo verso questa iniziativa, l'adesione ovviamente di Osservatorio a questo documento che firmerò anche a nome di tutto lo staff e della direttrice Luisa Chiodi, che oggi non poteva essere qui. Sono qui non tanto per parlarvi di Balcani e Caucaso. Dunque, voi sapete che il nostro portale da 17 anni è concentrato sul sud-est Europa. Mi hanno alzato due gustosissimi palloni prima i colleghi di Radio Radicale sulla Turchia e il collega egiziano, quando ha detto che la libertà di stampa non ha confini. Ecco, su questo punto direi che Osservatorio Balcani Caucaso ha una discreta esperienza e vi cito due casi. Allora, tanto per cominciare, sul caso Chumourier, ricordo ai colleghi in sala che noi abbiamo un dossier che segue costantemente il processo, un dossier aperto sull'home page del nostro sito, e se gentilmente la regia di sala va su sezioni e su dossier, vedrete che... esatto, dossier, vedrete che uno dei primi è il processo a Chumourier. Noi abbiamo anche corrispondenti ovviamente dalla Turchia, quindi è una buona fonte, ecco, non lo dico per orgoglio di testata, ma è assolutamente uno strumento ottimo da utilizzare. Se torniamo sempre su sezioni e su dossier, vediamo che, per esempio, oltre al vertice del processo di Berlino, un altro dossier che avevamo aperto era sulle elezioni presidenziali in Serbia. E qui faccio due esempi sul carattere transnazionale della libertà dei media. Allora, quando Aleksandar Vučić ha vinto le elezioni in Serbia, questo è avvenuto lo scorso aprile, tutti i principali quotidiani italiani hanno titolato "Vince l'europeista, vince il liberale". E chiaramente Aleksandar Vučić è un leader che vincendo diciamo emargina in minoranza e mette in minoranza quella che è l'estrema destra serba, quindi nessuno ovviamente si augurerebbe in Europa la vittoria dei nazionalisti serbi. Ciò detto, prima di parlare di Aleksandar Vučić come un liberale bisognerebbe conoscere come lui tratta con i giornalisti, ok? Cioè, la Serbia è un paese dove non c'è una libertà di stampa ed espressione come la conosciamo noi. E nel momento in cui, questo è molto importante, nel momento in cui i media internazionali e quindi anche italiani parlano di Aleksandar Vučić come l'europeista, in paesi così diciamo piccoli, se vogliamo, e periferici come i paesi balcanici, immediatamente è un modo anche che loro utilizzano per legittimarsi. Su questo faccio un secondo esempio. Voi sapete che, per esempio, in Albania ci sono 3 milioni di abitanti e in Italia ci sono 500 milioni di albanesi perfettamente integrati, molti di loro hanno la doppia cittadinanza, possono votare in Albania. Il 60% si stima di albanesi comprende l'italiano. Noi non abbiamo avuto la percezione dell'impatto che ha avuto, ad esempio, faccio un esempio, l'ospitata di Edi Rama, attuale primo ministro dell'Albania, da Dario Bignardi qualche anno fa. Quelle sono eventi mediatici a cui magari il telespettatore italiano non dà importanza, ma che spostano milioni di voti in un paese che è al di là dell'Adriatico e che conta 3 milioni di abitanti e che ha 500 milioni di abitanti in Italia. Quindi anche il modo in cui si tratta di stati esteri può muovere consenso, e quindi quando noi facciamo informazioni su paesi che non sono il nostro, dobbiamo sempre ricordarci che appunto ormai esistono opinioni pubbliche transnazionali, perché siamo appunto nella cosiddetta era di internet. Proprio rendendoci conto di questo, l'Osservatorio ha iniziato a concepire il tema della libertà di espressione e di libertà di stampa in maniera transnazionale. Abbiamo una rete di media partner nel sud-est Europa e abbiamo avviato, con il supporto della Commissione Europea, una serie di progetti che possono essere molto utili e che presento qui molto volentieri.
Chiedo alla regia di andare su progetti, vedete che ce ne sono due. Il primo, abbiamo parlato ieri sera dell'importanza dei numeri, è sul data journalism, quindi un giornalismo che si fonda su una corretta analisi di dati certificati e rigorosa, quanto più possibile rigorosa analisi dei numeri. E il secondo progetto invece di cui vi voglio parlare riguarda appunto il Media Freedom, perché all'interno di questa sottopagina, diciamo, del nostro sito, dove a sinistra trovate tutte, se la regia può scorrere in basso, a sinistra trovate i nostri materiali, mentre a destra trovate notizie, sono diciamo delle ANSA che ci arrivano in lingua originale da 14 paesi del sud-est Europa, che noi traduciamo come lingua ponte in inglese e in italiano e che sono a disposizione dei colleghi giornalisti. Ma a parte questo, se torniamo in alto, io tengo a presentare come strumento utile, che dovrebbe essere veramente utilizzato da tutti i colleghi, e in questo senso siamo grati anche di essere qui, perché noi, essendo un piccolo media con sede in Trentino, a volte siamo comunque scollegati dalla realtà giornalistica della capitale, no? Quindi che cos'è il Resource Center sulla libertà dei media? Ci clicchiamo sopra. È un collettore di contenuti e di risorse legati a tutte le tematiche che ho sentito nominare qui tra ieri e oggi. Quindi veramente penso che sia utile e significativa questa presentazione, non perché la faccio io, ma perché è uno strumento per tutti noi. Molto spesso le informazioni sono sparse sul web, soprattutto le informazioni su internet. Quello che è difficile è contestualizzarle, e questo portale, che chiedo alla regia di scorrere in basso, a parte le... Esatto, questo portale fa esattamente questo. Se noi, è in inglese ovviamente, perché serve anche a provincializzare un'altra esigenza che è emersa al dibattito italiano spesso rispetto a queste tematiche. Se clicchiamo Browse by Topics, quindi cerchiamo risorse su le tematiche di cui abbiamo parlato oggi, voi vedete che noi abbiamo creato una serie di etichette che rimandano a un numero di risorse d'alto livello, certificate, il più possibile attendibili, che abbiamo selezionato e che noi cataloghiamo su questo Resource Center per mettere a disposizione, contestualizzandole ovviamente, del più ampio pubblico possibile. Se andiamo su Hate Speech, che è l'argomento di questo panel di discussione, basta cliccare su Hate Speech e vedrete che abbiamo già catalogato, perché esiste Resource Center esiste da poco meno di 2 anni, per cui è un lavoro in corso. E un altro motivo per cui tenevo a presentarlo è perché, qualora voi abbiate materiali utili, è importantissimo per noi inserirli qui. Su Hate Speech abbiamo 43 risorse che possono essere manuali, report, codici deontologici, non solamente italiani, ma diciamo di tutta la media community, risorse legali, iniziative, stakeholders. Noi cataloghiamo tutto questo in maniera che, mettiamo che un giorno un collega debba fare una conferenza su che cos'è dal punto di vista deontologico il discorso d'odio, e magari non si vuole limitare a citare il fatto che appunto la nostra Presidente della Camera è presa di mira su Facebook, può andare per esempio c'è una risorsa che si chiama A Toolkit Hate Speech Explained, che controllavo ieri sera perché mi chiedevo quale fossero le cose più interessanti. Se la regia può cliccarci sopra, no, sotto A Toolkit, esatto, quello. E vedete cosa facciamo noi? Noi mettiamo la copertina del report e lo digeriamo, nel senso che creiamo un abstract che fa immediatamente capire al lettore di cosa parliamo, e l'utente può scegliere se scaricare o meno questo documento e se navigarlo. Questo ovviamente lo facciamo con ogni risorsa. Se per esempio in alto cerchiamo articolo 21, gli articoli 31 erano una band della mia infanzia, articolo 21, ecco, siete catalogati come stakeholders, per esempio, clicchiamoci sopra, mettiamo che un collega francese volesse, ecco, questo è il link ovviamente, ma se torniamo indietro, mettiamo che un collega, proprio bisogna cliccare esatto lì sopra. In questo caso, essendo uno stakeholder, c'è una piccola descrizione, l'indirizzo e i contatti, il rimando ovviamente al sito, come avete visto, e questo approccio di condivisione è una cosa che noi applichiamo sia con appunto materiale, produzione
intellettuale, sia con associazioni di qualsiasi paese che si occupano di libertà di media e di informazione. Chiudo mostrandovi come potete partecipare a questo strumento. Se torniamo nella home del Resource Center, per favore. La regia dovrebbe scorrere giù. Ecco, c'è banalmente Share Your Content. Mettiamo che voi, tornando in treno stasera, ripensando al mio intervento, mi illudo, voi vi ricordiate che di recente avete letto qualcosa che avete ritenuto rilevante e che vorreste condividere con una comunità che si occupa di questi temi. Voi potete molto semplicemente segnalare il link attraverso questa nostra piattaforma di crowdsourcing e il nostro staff e la nostra redazione provvederà a caricare su Resource Center e a diffondere attraverso i nostri social. Mi dispiace, sono stato lungo e vi ringrazio dell'attenzione. No, grazie Nicola Pedrazzi. Allora, mentre...